che ore sono? Le 8, 8 circa. 5. Sono le ore 8, stiamo per partire per le isole Tremiti. C'è abbiamo... il traghetto dietro che ci aspetta. Sì, e nulla, adesso vi mostriamo le isole Tremiti, finalmente, non vedevamo l'ora. Biglietti ce li hai? Brava. Siamo arrivati, allora dove appena siamo arrivati, ci siamo dovuti buttare su una seconda barca per poter fare il tour delle isole e adesso insomma partiremo di nuovo. Devo dire. Adesso, che devi dire? Che abbiamo gli obiettivi zozzi. Sì, perché stanno arrivando gli schizzi. Un po' di schizzi, saremo tutti schizzati. Sì. Vabbè. Bagno fatto? Sì. Bagno fatto. Com'era? Figa. Figa. E siamo arrivati, siamo sull'isola di San Nicola. Sì. San Nicola. No, siamo sull'isola di San Nicola. Ragazzi, cioè, sinceramente non c'è molto da dire, lasciamo parlare le immagini perché è stupendo, c'è un mare incredibile, di un colore fantastico, limpidissimo. Ci siamo fatti il bagno al largo. Al largo, il mio primo bagno al largo, una figata pazzesca. Ci sono le immagini, c'è il video di bellissimo, questa cosa. Un'acqua turchese, limpidissima, meravigliosa. Stupendo, stupendo, davvero. Stupendo. Vabbè. Dobbiamo tornare più spesso. Sì, assolutamente. Poi Tonino della barca ci ha detto che dobbiamo tornare perché io sono bianca. Sembri una? Come una valdostana. Valdostana, ha detto. Quindi. E quindi insomma bisogna abbronzarsi e venire piano, più spesso. Piano, mille. Comunque è stupendo, l'acqua anche qui nel porticciolo. Cosa dovete fare? È bellissimo. Figata. Vabbè, ma tanto adesso ve lo facciamo vedere. Come ti sono sembrate queste isole Tremiti? Stupende, stupende, hanno veramente superato le mie aspettative. È uno spettacolo, adesso siamo sull'isola di San Nicola, ma tra un po' ritorniamo sull'isola di San Domino. Qui c'è tutta l'abbazia, adesso siamo all'interno dell'abbazia, potete vedere le rovine. Insomma, un po' le rovine. È uno spettacolo, però adesso ci andiamo a fare un bagnetto velocissimo giù, sì, perché tra un po' riprendiamo la barca per tornare sull'isola di San Domino e poi a Vieste, dove faremo qualche altra ripresa poi. Così, qui e lì. Niente, quindi adesso stiamo tornando, stiamo quasi per tornare, siamo ancora fermi a Vieste. E vabbè, bellissimo ragazzi, cioè il mare è stupendo, il posto è incredibile, abbiamo anche mangiato bene, quindi poi se avete bisogno scriveteci in privato, vi raccontiamo anche dove andare a mangiare e veniteci, davvero, veniteci, vale la pena, come ho detto noi ci torneremo e attenzione agli schizzi sulle barche, se avete il drone portatevi il drone. Che cioè, anche il più inesperto riesce a tirar fuori qualcosa di bello qui, perché è il posto che è bellissimo e insomma.
insomma, vale la pena. Cioè, mi hanno rapito, io voglio venire sull'isola a vivere. Daria non fa fatica a crederci, l'ho sempre detto che voglio andare a vivere su un'isola deserta e ora ne sono più che convinto. Ciao, ci vediamo a Vieste.